Quando pensiamo al gaming portatile, siamo abituati a pensare ai laptop classici, più o meno vistosi, più o meno spessi, ma in realtà non bisognerebbe trascurare anche design più ricercati o che magari vanno incontro a specifiche esigenze. Da questo punto di vista, Asus è uno dei pochissimi produttori che tenta continuamente di spingere l'asticella verso l'alto e lo fa soprattutto con la linea Flow, di cui vi abbiamo già parlato diverse volte in passato. Stavolta però tocca all'X16, un convertibile 2-in-1 capace di passare molto rapidamente dalla modalità laptop a quella tablet, facendo ruotare lo schermo su due cerniere molto robuste. Ci sono dei compromessi, è chiaro, e questo specifico modello costa 2000 euro, ma il risultato è migliore di quanto ci saremmo aspettati. Il modello che abbiamo ricevuto da Asus, questo, è privo di una GPU discreta e quindi ha prestazioni molto inferiori rispetto alle altre varianti che è possibile trovare sul mercato. Ciò nonostante, come vi ho già detto, si posiziona sul mercato a ben 2000 euro e tutta la sua potenza bruta ruota attorno all'AMD Ryzen 6900HS e ovviamente sulla scheda video integrata con architettura RDNA 2. Siamo ben lontani dalla fascia top, ma anche da quella media. Tuttavia non è da trascurare la ricaduta molto positiva che abbiamo sull'autonomia. Oltre al 6900HS con i suoi 8 core e 16 thread, troviamo in questa configurazione anche 16 GB di DDR5 a 4800 MHz e un SSD da 1 TB PCI Express 4 prodotto da Samsung. Come già detto, non c'è una GPU discreta in questo modello, ma ci si affida alla Radeon 680M inclusa nell'APU, il modello di punta della famiglia portatile di RDNA 2, capace di garantire un'esperienza di gioco di buon livello in Full HD, anzi 1200p, considerato che il pannello del Flow X16 ha un rapporto di forma a 16 decimi. Già che parliamo del display, in realtà la risoluzione nativa è 2560x1600 con un refresh rate di 165 Hz, ma è chiaro che a queste risoluzioni ci si arriva soprattutto nell'uso professionale, non per giocare. Tra l'altro, avendo del budget a disposizione, è sempre possibile prendere uno dei modelli superiori equipaggiati con GPU discreta, oppure comprare a parte l'Asus ROG XG Mobile, il modulo esterno completo di scheda video della serie GeForce RTX 3000 di Nvidia, che può essere collegato tramite l'apposito ingresso presente sui Flow. La connettività manca di Thunderbolt ed Ethernet, ma include due porte USB 5 con funzionalità ricarica e DisplayPort, due porte USB-A e un lettore di schede microSD. Come già detto, l'elemento che caratterizza più di ogni cosa l'X16 è la sua natura di convertibile 2-in-1 che gli permette in un attimo di passare da laptop a tablet. Il meccanismo di conversione si basa su un paio di cerniere molto robuste ma morbide e sulla presenza di uno schermo touch, tra l'altro con un rivestimento molto piacevole al tatto. Tra l'altro parliamo di uno schermo di qualità elevata che gode della recente certificazione Asus ROG Nebula e combina il touch con 3 millisecondi di tempo di risposta, Adaptive Sync, un contrasto con rapporto 1200:1 e una luminanza di 500 nit. Non male quindi per un touchscreen IPS. Troviamo poi una batteria da 90 Wh con fast charge e un impianto sonoro con 4 altoparlanti certificati Dolby Atmos. Da qualche parte ad ovest lavorano a una cura. Vogliono sapere perché non... Si fanno inoltre notare i 3 microfoni con rimozione del rumore che fanno il paio con la fotocamera integrata che, pur limitata alla risoluzione 720p, è di tipo IR e supporta quindi l'autenticazione biometrica di Windows Hello. Lo chassis ondulato è in alluminio e magnesio e presenta uno spessore di poco meno di 2 cm per 2 kg di peso complessivo. Sicuramente lontani dai valori a cui ci hanno abituato i tablet negli anni, ma qui chiaramente c'è sempre da tenere in considerazione la natura duplice del prodotto, che lo obbliga ad avere una tastiera integrata con tanto di retroilluminazione RGB. Molto ampio infine il touchpad, che potrebbe sembrare un controsenso per un dispositivo con touchscreen, ma che invece permette di giocare con grande comodità e di navigare a lungo tra le applicazioni senza lasciare ditate sul pannello lucido. Chiaramente, come vi ho già detto, in fase di test abbiamo dovuto fare i conti con una scheda video integrata. Per questo motivo abbiamo tenuto sempre attiva la modalità prestazioni e nonostante lo schermo abbia una risoluzione nativa di 2560x1600 non siamo mai andati oltre la risoluzione di 1200p, semplicemente perché la 680M non può farcela. Partiamo come sempre dai benchmark sintetici che mettono in evidenza la potenza bruta dell'AMD Ryzen 9 6900HS che, pur rimanendo indietro rispetto alla concorrenza, presenta un'ottima efficienza che, come vedremo dopo, è molto importante per la rumorosità.
All'atto pratico, la CPU dell'Asus ROG Flow X16 viene superata del 20% da un Intel Core i7-12700H, che può sfruttare i core aggiuntivi, mentre nei punteggi legati alla fisica risulta inferiore del solo 13%. Molto buoni anche i risultati dell'SSD, che supera i 6,7 GB al secondo in lettura sequenziale e sfiora i 5 GB al secondo in scrittura sequenziale. I limiti, come ovvio che sia, riguardano la Radeon 680M, che presenta risultati inferiori di circa il 30% rispetto alla GeForce RTX 3050 Ti del Flow Z13, per rimanere in casa Asus ROG, e sono più che dimezzati quando entra in gioco il ray tracing. Passando ai test sui giochi, alla massima qualità grafica, ray tracing escluso, la Radeon 680M fatica con i titoli ad alto profilo grafico, restando spesso intorno ai 15-20 fps, con l'unica eccezione di Assassin's Creed Valhalla, che con l'aiuto dell'FSR riesce a tenere i 30 fps stabili. Discorso simile anche per Cyberpunk 2077, che attraverso il Fidelity FX Super Resolution in modalità qualità si ferma a due passi dai 30 fps. Purtroppo ci sono anche dei casi limite. Control, privo di FSR, rasenta purtroppo l'ingiocabilità anche con impostazioni medie, mentre Metro Exodus Enhanced Edition, un gioco costruito intorno al ray tracing, rappresenta un macigno quasi indigeribile per la GPU. Dove il Flow X16 brilla è nella sua rumorosità e soprattutto nella sua autonomia, due fattori che vanno assolutamente tenuti in considerazione in fase di giudizio e che rappresentano l'altra faccia della medaglia di avere una GPU integrata montata sotto al cofano. Il convertibile non emette praticamente un suono nelle operazioni desktop, tocca i 38 decibel con carichi leggeri e sfiora i 40 quando messo sotto stress con i giochi più pesanti. Meno soddisfacente è la gestione delle temperature. Nelle operazioni desktop la GPU integrata si aggira intorno ai 61 gradi per arrivare a 86 gradi in Metro Exodus Enhanced Edition. Anche la CPU sale molto, con 92 gradi toccati nello stesso gioco di 4A Games, ma senza che si verifichino mai problemi di thermal throttling, visto che anche nei picchi il processore non riesce a raggiungere i 95 gradi. Passando all'autonomia, siamo riusciti a superare facilmente le 6 ore nell'utilizzo misto d'ufficio, mentre nel gaming non si fatica a raggiungere le 2 ore di longevità della batteria. Niente male se si considera che le prestazioni non diminuiscono di molto giocando senza alimentazione elettrica, a differenza di quanto avviene con tutti i laptop equipaggiati con scheda video discreta. L'Asus ROG Flow X16 nella variante con GPU integrata è un 2-in-1 decisamente interessante che riesce a garantire prestazioni accettabili in 1920x1200 a fronte di una rumorosità contenuta e una buona durata della batteria. Ma per quanto sia nettamente più potente di altre soluzioni integrate, la 680M non può garantire prestazioni all'altezza delle varianti con GPU discreta, che tra l'altro costano poco di più di questo modello. Bisogna quindi valutare molto bene le proprie esigenze prima di procedere all'acquisto di un convertibile di questo tipo, che se non altro tiene sempre aperta la possibilità di un upgrade in corsa attraverso il modulo esterno acquistabile separatamente. Come al solito vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, quello di Multiplayer.it, e a suonare la campanella così da non perdervi neanche un video. E se volete saperne di più su questo Asus ROG Flow X16, vi consiglio di andare a dare un'occhiata sul sito dove troverete la recensione completa, che tra l'altro è linkata anche in descrizione. E se questo video è stato di vostro gradimento, beh, mettete un bel mi piace, che fa sempre piacere.